un saluto a tutti. Tra l'altro molti di voi ci conosciamo e so che veramente voi siete un vulcano di abilità e di capacità, bisogna solo che ce ne rendiamo conto. E non vi preoccupate, non parlerò un'ora, anche perché abbiamo scelto di iniziare. Abbiamo scelto di iniziare e vi chiedo la pazienza di vedere un attimo, pochi minuti, questo video, perché noi adesso oggi siamo qui per dare conto di un lavoro che abbiamo fatto in 3 anni, che riguarda appunto la promozione dei diritti dei minori, compresi l'infanzia e l'adolescenza. Per cui intanto penso che veramente i protagonisti siete voi oggi, perché ieri abbiamo voluto che i protagonisti fossero i bambini più piccoli, e ieri devo dire che è stato veramente emozionante. Siamo stati a San Filippo assieme a tutti i bambini delle scuole elementari degli 8 e dei 9 comuni, che hanno deciso, infatti il titolo l'avete visto nell'invito, dice "Oggi parlo io", per garantire il diritto all'espressione, a cominciare dai più piccoli. Io vi chiedo un attimo di farmi finire. Tra l'altro mi limito solo a dire oggi grazie a tutti quelli che hanno voluto lavorare, hanno lavorato per 3 anni con noi. Se ci sarà poi in modo tempo, avranno e saranno presenti, avranno modo anche, come avete modo voi, di intervenire. Grazie ai relatori che ci sono oggi qua, Luisa Barbieri dell'Associazione Medica Nadir di Bologna, Riccardo Rioles, giornalista, Marco Guerrieri dell'Associazione Imanitese, perché oggi avevamo pensato di ragionare insieme a voi sui diritti e la necessità dei diritti nel mondo, compreso il diritto alla legalità per tutti. A questo punto mi resta solo di fare silenzio, perché noi vogliamo piuttosto ascoltare loro e ascoltare voi, e dire che i ragazzi di Locri non ci saranno, perché, e saremo tutti oggi ragazzi di Locri, perché ieri nel pomeriggio sono scappati a Roma a rappresentare la Calabria in non so bene in che cosa, e loro hanno ritenuto che quello fosse estremamente importante per il tipo di evento che c'era ieri, imprevisto tra l'altro, e ci hanno però promesso che verranno qui e possibilmente saremo noi con loro a venire da voi nelle scuole. Però a questo punto il dibattito resta aperto e saremo qui ad ascoltare, con l'aiuto e il contributo di tutti loro, perché la partecipazione democratica di tutti è garanzia di democrazia e di riconoscimento di diritti, e di questo oggi parleremo. Grazie. Allora, noi riteniamo che quindi mettersi insieme così, sviluppare ulteriori azioni su quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo dati nel progetto, vuole dire costruire un humus di contrasto a ogni fenomeno di illegalità e mafioso. E veramente io ringrazio di cuore tutti quanti, perché questo percorso è stato lungo, ma ci ha visto tutti insieme. Vi ringrazio e do la parola a Marco Guerrieri dell'Associazione Manitese. Buongiorno a tutti, grazie intanto agli organizzatori di questa manifestazione per averci invitati. Che dire, innanzitutto mi fa piacere stare in un'aula così bella con tanti ragazzi. Diciamo che io parlo molto più volentieri quando ci sono i ragazzi, sono convinto che produca più risultati rispetto che andare a parlare a delle persone adulte, non che non abbia fiducia negli adulti, ma penso che i giovani siano sicuramente quelli che cambieranno il mondo. Manitese è un'associazione nata tanti anni fa, nel 1964, con un obiettivo un po' ambizioso, quello di cambiare il mondo. Sin da quegli anni ritenevamo assolutamente ingiusto che milioni di persone
venissero condannati alla morte per fame e per malnutrizione. E io vi dirò solamente un dato, in modo tale che i numeri sono meno poetici delle parole, ma a volte sintetizzano meglio i problemi di cui stiamo parlando. Ogni anno muoiono 11 milioni di bambini sotto i 5 anni per malattie facilmente prevenibili con la vaccinazione. Questo cosa significa? Significa che, come dicevo prima alla relatrice che seguirà dopo il mio intervento, noi su queste cose non riflettiamo abbastanza. Ci siamo lasciati giustamente emozionare dallo tsunami, un evento tragico che tra l'altro ha colpito anche alcuni progetti di Maria Tesi in India, ma dobbiamo essere consapevoli che esiste uno tsunami ogni anno ben più grave, perché 11 milioni di bambini non sono uno scherzo, e stiamo tenendo conto solamente dei bambini, quindi non tutte le persone adulte che muoiono ogni anno. Ora non vi voglio rattristare, ma è semplicemente per dirvi che soprattutto voi che siete più giovani, anche gli adulti, ma dobbiamo tutti quanti insieme difenderci dai mass media, perché purtroppo noi ci facciamo delle opinioni anche sulla base dei condizionamenti che ci derivano dai mass media. Noi oggi parleremo dei diritti e vedremo un filmato in cui si parla dei diritti violati nel sud del mondo, con particolare riferimento allo sfruttamento del lavoro minorile. Ma io penso che i minori oggi, quindi tutti voi, siate anche soggetto di violenza. Noi adulti magari abbiamo dei canali, diciamo, delle difese maggiori, ma i ragazzi più giovani e quelli più giovani siete anche voi soggetto di violenza, perché nel momento in cui i mass media ci bombardano con messaggi che ci invitano ad esempio a consumare sempre più cose, questo da una parte danneggia le persone povere, perché se noi continueremo a consumare sempre più oggetti, sempre più materie prime, condanneremo a morte per fame certa per i prossimi anni le popolazioni del sud del mondo. Quindi il consumismo è qualcosa che danneggia fortemente le popolazioni del sud del mondo. Ma non è un danno solo per i ragazzi del sud del mondo, è un danno anche per voi, perché la pubblicità vi abitua a ritenere fondamentali cose che in realtà non lo sono, e quindi vi abitua ad acquisire una mentalità consumistica che in primo luogo rischia di tenervi distante dalle cose di cui stiamo parlando oggi, dai valori veri. Io sono stato in Burkina Faso e sono stato in India, e certamente ho visto cose che non dimenticherò mai, perché vedere un bambino chiuso in una stanza a lavorare a 8 anni, in una stanza buia senza finestre, senza aria sufficiente per respirare, oppure come vedrete nel filmato, io ho visto con i miei occhi quello che vedrete voi, cioè dei ragazzi che lavorano lucidando del vasellame con acido solforico, e quindi ovviamente respirano tanti di quei materiali pericolosi che sono condannati a morire giovani. Però vi assicuro che loro hanno una idea molto precisa dei valori della vita, sanno cosa mettere al primo posto e cosa mettere all'ultimo posto. Nella nostra società secondo me non è così. Abbiamo più fortuna, vivremo sicuramente di più, l'età media insomma è abbastanza elevata in Italia, però a volte le cose non le mettiamo al giusto posto. E allora accadono episodi molto gravi, che a me personalmente hanno colpito parecchio. In una scuola di Gela, 2 settimane fa, una ragazza della vostra età non voleva andare più a scuola perché i coetanei la prendevano in giro in quanto era l'unica ragazza del gruppo a non essere vestita firmata, l'unica ragazza del gruppo a non avere dei capi firmati che magari saranno made in Taiwan, made in Cina, made in Corea, cioè possibilmente sono dei capi firmati che per generazioni come la vostra sono ritenuti utili per essere integrati in un gruppo, e magari sono realizzati da multinazionali che sfruttano la manodopera infantile nel sud del mondo. Vedete che i temi si toccano. Quindi mi rendo conto di essere un po' provocatorio in questo, io sono stato fortemente contestato in qualche scuola superiore, però è qualcosa che mi sembra utile per la vostra crescita, cioè a un certo punto bisogna decidere da che parte stare. O decidiamo di stare dalla parte dell'effimero, o decidiamo di stare dalla parte della solidarietà. E la mia esperienza personale, perché ho iniziato alla vostra età a fare volontariato di vario tipo,
mi ha insegnato che si è mediamente più felici a dedicarsi agli altri piuttosto che a pensare al conto in banca, alla macchina sempre più rombante o ai vestiti firmati. Questo a prescindere dal fatto che una vita sobria, indirettamente da quello che noi pensiamo di Mani Tese, che noi con la sobrietà comunque riusciamo ad essere testimoni credibili, perché non possiamo essere con i poveri ed avere un miliardo in banca, mi sembra ipocrita. Ma oltretutto, se le risorse del pianeta sono limitate, l'unico modo per farle bastare per tutti è che ci accontentiamo, che impariamo a dire mi basta, a tutti i livelli. Questo sarà importante per noi stessi, per la nostra crescita, ma sarà importante anche per il nostro futuro. Io non voglio parlare tanto perché il video in qualche modo è importante, mi farebbe anche, un'altra cosa importante che voglio dire, mi farebbe piacere sentire voi, nel senso che se anche mentre sto parlando avete qualcosa da chiedere, potete alzare la mano, insomma intervenire, il protagonismo dei ragazzi è la cosa più importante. Niente, volevo lasciarvi solamente questo messaggio e dirvi appunto che Mani Tese è un'associazione che realizza, come vedremo nel filmato, progetti nei paesi del sud del mondo, ma che al tempo stesso cerca, insieme ad altre realtà associative, cioè noi non vogliamo mai lavorare da soli, ci piace collaborare con l'ARCI, con altre realtà, perché insieme possiamo riuscire a costruire un mondo più giusto, in cui le norme meravigliose che sono state elaborate nel corso degli anni, che voi avete scritto all'ingresso, quindi il diritto del bambino a non morire di fame innanzitutto, come recita la Carta internazionale dei diritti del bambino, il diritto ad avere al gioco, ad avere la possibilità di giocare, il diritto a non essere sfruttato sul lavoro, siano veramente dei diritti in grado di essere applicati. E su questo lascio la parola alla nostra amica che seguirà dopo. Viviamo in un'epoca molto difficile dove sicuramente si parla molto di conflitti, di contrasti culturali, eccetera. Io mi sono potuto rendere conto, lavorando, non personalmente perché ho fatto solo dei viaggi conoscitivi, però chi di Mani Tese va a operare con i partner locali, lavorando sulle cose concrete, non esiste alcuna barriera e si può lavorare tranquillamente con i laici, con i cristiani, con i musulmani, con i buddisti, con gli induisti, però ragionando a partire dall'uomo e dai suoi problemi. E quindi niente, volevo ringraziarvi ancora per averci invitato, se poi ci saranno delle domande sono a vostra disposizione. Grazie Marco, ci tenevamo veramente che lui approfondisse questo argomento perché abbiamo visto che il primo diritto votato nella famosa urna che avete visto, che quindi ci ha dato il polso, che è stata una percezione forte da parte dei ragazzi con i quali abbiamo lavorato in questi anni, che sono stati 1000 per l'ultimo anno, ma sono stati anche 6000, non considerando le scuole superiori e i giovani più adulti. E al primo posto il diritto che è a sentire dei bambini è il più negato, è proprio questo. Del non diritto, sì, allo sfruttamento minorile, l'hai vista la tabella fuori, e che quindi per noi è stato importante il suo contributo. In qualsiasi momento potete porre delle domande, perché in effetti siamo tutti qua proprio perché vogliamo ascoltarci, in attesa che qualcuno di voi faccia domande noi continuiamo. Adesso, però interrompeteci quando e come volete. Adesso io passo la parola a Luisa, che veramente fortissimamente volli essere qui oggi, perché ieri abbiamo rischiato di non avere anche lei, però è stata molto caparbia e noi lo siamo stati quanto lei, e la ringraziamo veramente per questo. Io ringrazio moltissimo voi, sono felicissima di essere qua, di avere una platea come quella che ho dinanzi. Volevo ringraziare Marco di Mani Tese perché questo filmato, a me personalmente ha dato delle fortissime emozioni, un po' perché vivo attraverso la mia associazione situazioni analoghe e quindi rivederle. E spero che quelle stesse emozioni, o comunque emozioni le abbia destate anche dentro di voi, perché credo che sia
passando attraverso la decodifica, il riconoscimento delle nostre emozioni, che si possa poi giungere al cambiamento che tutti noi auspichiamo, perché quello, come diceva prima Marco, che ci sta creando il nostro contesto sociale, che è un contesto sociale a mio avviso assolutamente malato e patogeno, quindi induttore di malattia, è proprio quello di schiacciarci, di impedirci di riconoscere, di percepire le nostre emozioni, e quando le percepiamo di spaventarci al punto tale da ritrarci un'altra volta. Quindi benvengano queste immagini, insomma. Adesso vi racconto due o tre cose. Io ho fatto un lavorettino semplice al computer per cercare di parlare di inserimento e di integrazione. Mi alzo che così riesco a fare meglio con il computer. Allora, chiaramente alla base delle difficoltà di reinserimento ed integrazione, ecco, grazie. Ovviamente, come è già stato detto benissimo da Marco, vi sono i pregiudizi e soprattutto rivolti nei confronti della diversità. Allora, parlare di pregiudizi è una cosa facilissima dal punto di vista razionale, tutti noi sappiamo che cosa sono i pregiudizi, perché sono un carico di emozioni, per lo più negative, che nascono prima di ogni valutazione, quindi sono lontane da quella che è l'esperienza diretta, che è quella che ci viene a mancare, perché in questo contesto sociale l'esperienza diretta, il vedere fare i mattoni, in caso del Brasile, io l'ho visto fare in Burundi, è un'esperienza diretta, quindi che desta immediatamente una risposta che di solito è carica di potere. Significato. Nel nostro contesto sociale le esperienze dirette ci vengono risparmiate, questo non è sicuramente vantaggioso. I giudizi sono nei confronti di persone e di situazioni che trovano radici nella loro insoddisfazione, che può essere individuale o di gruppo, ma è un'insoddisfazione che deriva per lo più da delle deprivazioni relative, quindi non è una soddisfazione in senso assoluto, è un'insoddisfazione che deriva invece da dei vissuti individuali e di gruppo che non corrispondono alla realtà. Rappresentano infatti il frutto dell'immaginario sviluppato a difesa del sé. Il nostro immaginario viene indotto e condotto da questo sistema appunto mediatico assolutamente fuorviante e manipolativo e viene orientato verso la creazione guidata di un sistema omologato ed omologante, lontanissimo da quello che noi siamo, da quelle che sono le nostre necessità. Il problema qual è? Che se per essere accettati e per entrare nel branco dobbiamo in qualche modo fare morire, tra virgolette, psicologicamente noi stessi, questo diventa un guaio piuttosto importante e comunque va affrontato o comunque va mostrato, questo credo che sia fondamentale. Quindi la comunità umana intesa come un insieme di esseri liberi, e poi parleremo del concetto di libertà, che mettono insieme i loro pensieri, le loro capacità, le loro energie per costruire una società solidale. Magari dopo, se ne avete voglia, possiamo anche un po' chiarire il concetto di solidarietà, perché secondo me c'è un pochettino di confusione a livello di questo concetto, si rischia di scivolare nel buonismo che non ha nulla a che fare con la solidarietà, non so se siete d'accordo. Quindi la conquista di ognuno di noi dovrebbe essere quella di, è semplicissima, però tanto è semplice quanto diventa difficile, quella di essere ed esprimere semplicemente quello che noi siamo come individui, non quello che presupponiamo che il sistema, che gli altri possono pretendere da noi. Invece questo è diventato il minimo comune denominatore che domina i nostri pensieri, i nostri comportamenti, questo è gravissimo. Ho tirato fuori il discorso delle multinazionali perché è inevitabile, insomma, sono arrivati al punto di governare il mondo. Adesso non voglio aprire delle polemiche, perché bisognerebbe organizzare forse un incontro esclusivamente sulle multinazionali, ci sarebbe veramente tanto da dire e anche di molto interessante. Comunque sicuramente si sono impadroniti dell'economia mondiale e passando ovviamente attraverso la cosa più facile, il condizionamento mediatico. Vedete, questa immagine ci dimostra come le multinazionali inducano il sud del mondo a produrre, e Marco ci ha fatto vedere benissimo in quale maniera, e il nord del mondo, altrettanto vittima di questo cerchio, è costretto a consumare, perché è altrettanto gravoso il consumo quanto la produzione in questi termini. Le multinazionali, lo sapete tutti, ma insomma rinfreschiamo un po', sono delle imprese produttive finanziarie che controllano altre società di nazionalità estera.
Questi sono dati un po' vecchiotti, però insomma credo che possono essere attendibili anche a tutt'oggi. Sono circa 65.000 le multinazionali, controllano circa 850.000 società, hanno le dipendenze 63 milioni di persone, responsabili del 30% della produzione mondiale. Insomma, per dirvi che vi sono comunque dei numeri grandissimi, dominano comunque il sistema economico globale, questo fondamentalmente. Questa diapositiva, che è anche questa, insomma, risale al 2002, però credo che la situazione dei due sia peggiorata, per mostrarvi così con questo grafico il confronto, fare un confronto tra il fatturato delle multinazionali e il prodotto interno lordo di alcuni stati, no? Fiat nei confronti dell'Algeria, cioè il fatturato è lievemente inferiore al prodotto interno lordo dell'Algeria, per dire una cosa che ci riguarda, ecco, per dire quanto sono potenti. Quindi noi siamo le prime vittime del denaro. Ho riportato una frase, chi non è non ha, di un nostro socio operativo. Noi, la nostra è un'associazione medica, io rappresento un'associazione medica e ci occupiamo di disturbi di relazione, quindi occupandoci di disturbi di relazione ovviamente ci occupiamo di inserimento, di integrazione, quindi anche di integrazione interculturale all'interno della nostra associazione, che lavora sia sul territorio nazionale che nel sud del mondo, in particolare in Africa nel caso specifico. Chiaramente vi sono tantissime persone che i famosi, non mi piace chiamarli extracomunitari, immigrati, perché non, questo è un termine che ha assunto una connotazione, una valenza talmente negativa che insomma sarebbe... Chi non ha non è, ed è proprio vero, cioè nel nostro contesto sociale noi ci proponiamo, ci mostriamo solo per quello che siamo, solo per quello che abbiamo, come diceva lui, sull'unica ragazzina non vestita con i vestiti firmati, ammesso in un concesso che siano di qualità migliore e più belli da vedere, insomma. Comunque la rovina del pianeta è strettamente collegata alla presa di potere da parte dei mercanti, che si presentano sotto sembianze di imprese industriali, commerciali, di banche e assicurazioni, insomma lo sappiamo un po' tutti. L'organizzazione economica trova l'essenza della sua filosofia nelle due idee che hanno sconvolto il mondo, che è la ricchezza si fonda sul denaro, e qua dobbiamo fare un attimo, fermarci un attimo a pensare, perché dobbiamo proprio vedere se davvero la ricchezza si fonda sul denaro, e l'obiettivo quindi è quello di ottenerne sempre di più al di là del bene e del male. Vedete nello schettino, cioè è tutto un devo comprare, sino a che noi ci troviamo nella condizione della vittima che deve per forza riempire il carrello e di quelle cose che ci vengono comunque imposte, al di là di quello che è il nostro pensiero, di quello che sono i nostri bisogni, di quelli che sono i nostri desideri, perché poi bisogna fare anche la distinzione tra bisogni e desideri, perché c'è una bella differenza, insomma. Quindi ai mercanti non è che interessa solo spingere il prezzo verso l'altro, ma ovviamente interessa anche allargare le vendite, perché più vendiamo più guadagniamo, no? Questa è la mentalità dei mercanti. Quindi la tendenza è orientata ad accrescere sì la produzione, ma soprattutto ad indurre la nascita di nuovi bisogni. Loro dicono noi rispondiamo ai vostri bisogni, in realtà noi sappiamo benissimo che non è così, cioè loro sono bravissimi, loro, no? Parliamo dei cattivoni, sono bravissimi a creare dei nuovi bisogni di cui noi siamo assolutamente vittime. Quindi è una corsa al creare nuovi bisogni. Dobbiamo fermarci un attimino a ripensare al concetto di benessere. Noi ci siamo adagiati nell'abbondanza, l'idea di essere meno ricchi ci spaventa tantissimo, perché nel nostro immaginario avere meno denaro, meno cose, possedere meno cose, significa soffrire, significa stare male, significa trovarsi nella condizione dei ragazzi che ci hanno mostrato nel filmato precedente. Però proviamo a domandarci un attimino se possedendo meno cose, possedendo meno denaro, forse potremmo stare un pochino meglio. La risposta è assolutamente sì, ve lo garantisco, anche per esperienza personale, cioè si fanno delle scelte di vita per cui a un certo punto dici, come diceva lui, ma non è avere il miliardo in banca che ti fa stare bene, no, è sentirsi parte, sentirsi partecipe, è sentire che comunque nel tuo piccolo qualcosina stai facendo, e questa è la cosa importante. Ognuno di noi è una goccia, come dicono gli indiani, siamo... Ognuno di noi è un microcosmo inserito nel macrocosmo, e quindi
ognuno di noi è assolutamente indispensabile nel processo di cambiamento, e percepirsi così non può altro che farci stare bene o farci stare comunque meglio, avere degli obiettivi. In realtà, un po' come ho trovato in questa immagine, no? Si esprimono dei bisogni: volevo il latte e mi hanno dato il biberon, non è una risposta adeguata al bisogno. Volevo dei genitori, mi hanno dato dei giocattoli. Quindi il bisogno c'è, il bisogno lo si percepisce soprattutto nella prima fase di vita, ma la risposta è una risposta che ci abitua a sviluppare e a cadere trappola dell'induzione al bisogno, cioè del bisogno indotto. Quindi il sistema materialistico nel quale viviamo, come vi abbiamo detto prima, consiste appunto nel possesso degli oggetti. Il problema è che noi non siamo dei bidoni aspiratutti, viviamo in questa spirale di consumismo che ci sta massacrando, e non teniamo in considerazione che oltre alle esigenze del corpo abbiamo bisogno anche di soddisfare le esigenze affettive, le esigenze sociali, intellettuali, spirituali. Insomma, è soltanto creando una sorta di onda armonica fra tutte queste esigenze, rispondendo a queste esigenze, che forse, non forse, togliamo il forse, riusciamo a parlare di benessere, insomma stiamo un pochettino meglio. Per ottenere questo, o per tentare di ottenere questo, e per tentare di vivere meglio disponendo di meno risorse, bisognerebbe mettere in atto tre rivoluzioni. Attenzione alla parola rivoluzione, perché come solito poi bisogna sempre andare all'etimologia della parola, perché vengono strumentalizzate le parole e comportamenti, per cui insomma non si parla sicuramente, parliamo in termini di pacifismo, quindi rivoluzione in termini di cambiamento evolutivo e di crescita del sociale. Quindi una rivoluzione degli stili di vita, una rivoluzione della produzione, una rivoluzione nell'ambito dell'economia. Per quanto riguarda gli stili di vita, ecco, sarebbe già sufficiente tentare di riscoprire la sobrietà, di imparare a riciclare, di imparare a riparare, non cacciare nell'immondizia appena una cosa non funziona. Usare invece di possedere, scambiandoci anche la cosa, no? Nel momento in cui ognuno di noi ne ha bisogno. Raccorciare le distanze, valorizzare l'autoproduzione, per esempio. Per quanto riguarda la rivoluzione nell'ambito della produzione, ecco, sarebbe bene ricominciare a produrre dei beni che durino nel tempo, non dei beni invece destinati ad avere un rapporto con il tempo brevissimo, tanto da indurci a comprare di nuovo. Produrre su base locale, per esempio, questo anche per la lotta contro l'inquinamento. Coltivare in maniera biologica, evitare produzioni inquinanti e pericolose, limitare l'uso delle risorse non rinnovabili, utilizzare per quanto possibile energia naturale, valorizzare il lavoro umano. Adesso questi sono degli elenchi sterili, no? Detti così. Il mio scopo era quello di darvi degli spunti sul quale poter poi porvi delle domande, no? Perché ognuna di queste cose potrebbe essere passibile di un'ora e passa di conversazione se lo desiderassimo, che mi sembra questa la sede, questo il momento. Però l'idea, io poi ho lasciato anche delle copie se vi interessa, potrebbe anche essere quella di svilupparla tra di voi e con il supporto dell'ACI, con il quale mi sembra che si facciano dei lavori di un certo spessore, magari provare a fermarsi sul produrre bene fatti per durare. Che cosa vuol dire? Ormai non fa nemmeno più parte del nostro modo di pensare il bene fatto per durare, no? Una cosa vecchia è una cosa vecchia, boh, e si butta via. La rivoluzione nell'economia, cominciare dalla programmazione, garantire i bisogni fondamentali a tutti con il contributo di tutti, anche questo del insieme, del fare le cose insieme, dello scambiarci le esperienze, un po' come si diceva prima, no? Anche nell'ambito del mondo della solidarietà, le associazioni, ognuno di noi sviluppa determinate così esperienze, porta avanti dei progetti, degli obiettivi, ma la cosa che davvero farebbe la differenza sarebbe quella che molte associazioni già cominciano a fare, quella di interagire, di rinsaldarci, di fare le cose insieme, di lavorare, come si dice, in rete, anche se non mi piace molto come termine parlare di rete, però di lavorare insieme, unendo le forze. Allora sì che la base si ha possibilità di muoversi, e se si muove la base vedrete che anche l'apice comincia a traballare un pochino, secondo me, insomma.
incoraggiare l'autoproduzione e lo scambio di lavoro su base locale, regolamentare ed indirizzare l'attività delle imprese, insomma farci sentire anche, esistiamo anche noi, esistiamo con i nostri bisogni, esistiamo come individui, non come delle pedine che qualcuno può manovrare per quanto riguarda solo per arrivare ad avere un profitto migliore, regolamentare il commercio internazionale per garantire guadagni equi ai produttori, ma guadagni che siano davvero equi, perché anche qua si aprirebbe un altro discorso che meglio non aprire sull'equità in questo senso. Quindi per far evolvere il contesto sociale bisogna partire dal lavorare a livello personale, quindi prendendo coscienza, partecipando, sentendosi parte, arrivare a modificare il livello di produzione, arrivare a modificare il livello organizzativo. Quindi non è tanto il cambiare le cose dall'altra alla televisione, ma è il cambio di mentalità quello che fa la differenza. Dobbiamo cominciare a vedere le cose da un altro punto di vista. Questo è quello che io faccio regolarmente tutti i giorni con i miei pazienti, che mi portano sofferenza, che mi portano sintomi, e io cerco di aiutare loro a capire che rispetto a quella determinata situazione c'è la possibilità di vedere e vivere la cosa anche da un altro punto di vista, che magari è più tollerabile, più affrontabile, più alla nostra portata. Quindi bisognerebbe imparare ad avere un rapporto un po' più distaccato col mondo. Io ho riportato una frase di Eric Fromm, che conoscerete tutti, è un famoso sociologo, e che appunto si riferiva al consumismo. Dice: l'atteggiamento del consumismo è quello dell'inghiottimento del mondo intero. Il consumatore è un eterno lattante che strilla per avere il popatoio, che è quello che stiamo facendo poi tutti noi, o che ci inducono a fare. Il modo più sintonico al nostro benessere è quello di riuscire a valutare le cose per quello che sono, quindi dei mezzi per soddisfare dei bisogni. E anche qua bisognerebbe fare una distinzione tra i bisogni primari, che ormai per noi sono un dato di fatto, non esiste neanche più il bisogno primario, il fatto di avere una casa, il fatto di avere un piatto di pasta, il fatto di avere un vestito, per noi è una cosa, è un dato scontata. Io ricordo in una mia vecchia esperienza di lavoro in India che mi dissero: ma tu ti sei mai fermata a pensare alla mattina quando ti svegli, non hai mai pregato il tuo Dio, no? Dicevano, e non hai mai ringraziato di essere ancora viva, di vederci ancora, perché comunque è una cosa eccezionale. Io sinceramente mi sono anche un po' vergognata, per me non mi era mai passato neanche per l'anticamera del cervello. Poi è chiaro che quando ti trovi in quella situazione riesci a capire che è vero, ogni mattina è un regalo. Cioè, non c'è niente di dato di fatto, quindi ridare valore al bisogno primario, riscoprirlo, ci fa sentire molto meglio, perché altrimenti saremo sempre, costantemente degli eterni insoddisfatti, non c'è niente da fare. L'insoddisfazione dell'avere quello che comunque a qualche d'un altro, ma tanto non arriveremo mai ad avere tutto, invece lo vedete, abbiamo degli specchi, adesso non voglio entrare nel dettaglio partitico politico perché non è questa la sede, però insomma degli individui che non saranno mai felici. A me fanno una pietà immensa, voglio dire, ma perché vorrebbero avere sempre di più, vivendo in un limbo di infelicità spaventosa. Mentre si va in Africa e si vedono dei ragazzini a piedi nudi, pieni di tunga, di pulci penetranti, con dei pancioni pieni di parassiti e sono felici, hanno quegli sguardi, e questo credo che sia la cosa che ci portiamo prevalentemente a casa, insomma. Quindi probabilmente allora a noi manca un pezzo, quindi nel momento in cui arrivano i migranti da questi paesi e ci possono portare quello che noi abbiamo perso, che è il bisogno primario, che è la ritualità, che è la voglia di stare insieme, che è il concedersi il tempo per stare insieme. Noi ci corriamo dietro, il tempo è qualcosa di staccato da noi, in Africa il tempo ci appartiene. In Africa non c'è bisogno dell'orologio, ma non è che si lavori di meno, perché lavorano tantissimo. Io vi ho portato questi due esempi, mi sembrano belline queste figure, no? Questa è un po' utopica, no? Ma l'idea dell'isola della solidarietà, cioè dell'auto-organizzarsi per perseguire il benessere collettivo, cioè ognuno che lavora per sé e per l'altro. Quindi nessuno ha bisogno di proteggersi dall'altro.
è uno stare insieme, sarebbe molto bello. Mentre nell'isola dell'aridità, che è quella dove viviamo purtroppo noi, è quello che prevale l'egoismo e l'indifferenza, che porta inesorabilmente al malessere individuale e collettivo. Quindi dobbiamo stare barricati in casa, dobbiamo mettere gli allarmi, dobbiamo consumare voracemente perché abbiamo paura che quell'altro ci porti via quel cibo o comunque quella cosa che ci può dare benessere, per esempio, no? E sarebbe molto più tranquillizzante invece vivere in sintonia. Non potevamo non fare un riferimento ai milioni e milioni di dollari che vengono spesi in armamenti. Dunque, io dichiaratamente sono una pacifista, non credo che la guerra sia risolutiva per nessuna cosa, ma anche la guerra nell'ambito interpersonale e anche la guerra in ambito individuale, nel rapporto intrapersonale, perché il concetto di guerra non è un concetto di guerra che si possa orientare soltanto al discorso dei conflitti tra un paese e l'altro, tra un'etnia e l'altra. Il pacifismo parte, come la libertà, da un lavoro che dobbiamo fare dentro di noi. Io ogni giorno in ambulatorio vedo pazienti che sono in guerra con loro stessi. Comunque adesso, al di là di questo, pensate, questi sono esempi, le spese destinate agli armamenti, con tutti quei soldi lì cosa potremmo fare? Un carro armato costa circa $1 milione, ci darebbe la possibilità di aprire 1000 aule, per dire, quindi poter fare formazione, poter contrastare tutte quelle che sono le problematiche di cui ci ha parlato Marco. Un aereo militare, $20 milioni, potremmo aprire 40.000 farmacie, sapete quanto potrebbero essere utili, ma mica solo nel sud del mondo, è anche qua da noi. Ho quasi finito. Parlano di armi intelligenti. A me fa un po' ridere quando parlano di armi intelligenti, no? Io non so se voi vi siete mai domandati in che modo sono intelligenti quelle armi là, non ho capito. Forse, non lo so. Io penso che ce ne sono di armi intelligenti, ma sono già dentro di noi, perché le possediamo noi le vere armi intelligenti, no? Perché dobbiamo soltanto averne la consapevolezza. Per migliorare appunto le condizioni del nostro paese. Io ho fatto alcuni esempi, no? Dall'utilizzo della ragione alla possibilità di conquistare la libertà individuale di gruppo, all'utilizzo dell'amore, ma l'amore non in senso retorico, l'amore nel senso di scambio, di reciprocità, di voglia di stare insieme, di voglia di costruire insieme, è un concetto molto largo, quindi non fermiamoci a un concetto di tipo retorico, perché altrimenti perde significato. La fiducia nell'altro. Arrivano gli immigrati sulle vostre coste, voi siete in prima linea per questa cosa. La fiducia nei confronti di quella gente, la voglia di conoscere, ci aiuta ad accogliere, aiuta loro ad affrontare una situazione già di per sé difficoltosissima nel momento in cui arrivano, piuttosto che andare a finire in quelle carceri, in quei lager assurdi. Il dialogo, la condivisione, la generosità, si potrebbe parlare. Vabbè, qua il discorso è sulla conoscenza e sul dialogo. Più avete la possibilità di entrare in contatto con l'informazione, quella pulita, quella non manipolata, quella che ci permette di riaccendere il pensiero critico, quella che ci permette di arrivare a fare delle scelte e quindi di essere liberi, perché quello deve essere l'obiettivo di ognuno di noi. Accanto al discorso della conoscenza va da sé che vi intervenga il discorso del dialogo. Dialogo, confronto, voglia di arricchirci, capire che la diversità non è una cosa negativa, ma è una ricchezza per l'individuo e per il branco, ed è stato ampiamente descritto dal primo filmato che ci avete dimostrato. Quindi l'ostilità sostenuta dalla paura, la paura della diversità, per superarle conoscenza, per conquistare la libertà. Dobbiamo domandarci se questo contesto sociale vuole perseguirla davvero la libertà, oppure se ci vuole rendere tutti schiavi. Ci sta riuscendo benissimo una forma di schiavità che noi chiamiamo schiavità tecnologica, che crea una schiavità tecnologica che crea atteggiamenti di tipo autodistruttivo, e qui faccio riferimento alla mia esperienza clinica. Ecco, la via per
per uscire da questo canalone mortifero è quello di fare esperienza diretta, ed è l'invito che tutte le nostre associazioni cercano di continuamente di darmi, attraverso la produzione di filmati, attraverso le chiacchierate, attraverso i confronti, attraverso il fatto di recarsi anche nei posti di cui parlava Marco, o comunque anche nel nostro paese, di andare a vedere effettivamente dove ci sono determinate situazioni che possono in qualche modo agire in senso di crescita, di stimolo alla crescita. La globalizzazione, la champagne, perché almeno perdiamo un'altra volta. Vado avanti perché... Ecco, però questo concetto lo voglio passare. La libertà, il concetto è quello di conquista dell'indipendenza individuale. Adesso voi mi dite se nel nostro contesto sociale la libertà ha ancora questo tipo di connotazione. Già è tanto se la libertà è non dipendenza. Fermatevi un attimo a pensare su questa cosa, perché è estremamente importante riuscire a ridare significato vero al concetto di libertà e conseguentemente di democrazia. Cioè di ricominciare ad essere un po' gli attori protagonisti della nostra stessa vita. Le relazioni, il sistema globalizzato, di cui parleremo spero un'altra volta, ci ha portato ad allargare il numero dei contatti interpersonali, però a diminuirne di spessore, no? Questo ci deresponsabilizza da un lato, cioè non da un lato, ci deresponsabilizza e ci evita il contatto, l'intimità e l'emotività. Per quello è così importante vedere filmati come quelli che abbiamo visto prima, perché smuovono l'emotività. A me era venuto il magone, ma ben venga, ma lascialo fluire quel magone, ma lascia fluire quelle emozioni, perché sono quelle che caratterizzano l'animo umano, sono quelle che fanno crescere il contesto sociale, quindi ben vengano, insomma. L'autodistruttività, vabbè, aggressività non espressa, ve l'ho detto prima, la schiavitù tecnologica va a creare conflitto interiore, blocco emotivo, aggressività e paura, sulle quali spero di parlare. Andiamo avanti. E infatti uno dei progetti che noi stiamo svolgendo come Nadir insieme ad Arco Iris TV è proprio quello di cercare di fare informazione pulita, pulita vuol dire non manipolativa, che parta dalla base, quindi dare voce alla gente, dare voce a queste realtà che sono le realtà vere, quelle che si stanno muovendo, quelle che cercano di mostrare che cos'è il sociale, che cos'è la rete nella quale noi viviamo. Ecco, punto. Grazie Luisa. Ragazzi, vedete che adesso tocca a voi. Io do la parola a Riccardo, però mi ricordavo di ringraziare appunto Arco Iris TV, perché in effetti i lavori del convegno saranno proprio nel satellite del Arco Iris TV, non mi ricordo su che è. Vabbè, poi c'è del materiale fuori che potete vedere. Va bene, Riccardo? Sentite, se volete mangiare una buona pizza stasera potete andare in Amazzonia. C'è una città che si chiama Manaus, che è esattamente al centro dell'Amazzonia, in cui c'è una magnifica pizzeria milazzese. Dovete sapere che tanti anni fa, una trentina di anni fa, ogni estate da Milazzo partivano una quarantina di ragazzini, ma ragazzi come voi, voglio dire, cioè di quelli a cui non piace particolarmente studiare e piace invece di più divertirsi. Loro però si sapevano divertire. Allora c'era chi andava per esempio in Turchia in autostop, chi andava in Spagna, che andava in Marocco, per lo più erano ragazzi abbastanza senza soldi, però anche qui c'era un trucco, perché se tu partivi a passaggi, no, e arrivavi dalle parti della Francia del Sud, lì per una quindicina di giorni potevi lavorare alla raccolta della frutta e facevi qualche decina di migliaia di lire, con 30.000 lire allora ti stava abbastanza bene, poi dopodiché potevi fare esempio in Spagna in autostop, poi pagare il traghetto, poi arrivare in Marocco in autostop, no, e via via. Quelli che sono arrivati più lontano credo che siano questi due che sono finiti in Brasile e in Amazzonia, di cui uno è tornato e l'altro è rimasto lì e sta portando avanti questa pizzeria milazzese. Io l'ho visto l'anno scorso perché era tornato a Milazzo per vedere suo fratello. La cosa che mi colpisce vedendo questi ragazzi, che ormai disgraziatamente ragazzi non siamo più, o forse sì, non lo so, poi si vede, la cosa che mi stupisce è come sono sereni e sicuri di sé. Noi
veniamo da un'epoca in cui la droga girava ogni pertuso, eppure tra di noi tossicodipendenti non ce n'erano, no, quelli di dopo sì, ma quelli che giravamo in autostop no. Mi sono chiesto nella vecchiaia, perché nella vecchiaia ho un sacco di tempo libero disgraziatamente e quindi si chiede le cose, da dove veniva questa storia qui? Non sono riuscito a trovare la soluzione, però voglio dire che un ragazzo di 17 anni di allora era uno che non solo si voleva divertire, ma anche si sapeva divertire. Se uno si metteva a ragionare, ma come vado in Marocco, ma come vado in Brasile, non si muoveva mai. Intanto la gente partiva e alla fine magari ci arrivava. Allora io penso questo, che tra i diritti dei minori di cui stiamo parlando oggi c'è anche il diritto a essere indipendente, felice, a diventare grande. La prima cosa è questa qui. Voi, quelli che di voi hanno 18 anni, tra pochi mesi, tra un mese andate a votare, perché ora il voto si dà a 18 anni e non più come prima a 21 anni. Quindi teoricamente voi sareste maggiorenni. In realtà maggiorenne uno di questi tempi ci diventa verso i 23-24 anni, fino a quel momento è un ragazzo che vive in famiglia e che non può non vivere in famiglia, per cui un ragazzo che ora ha 22 anni è costretto più o meno a comportarsi come uno che prima ne aveva 16. Ora questo non si nota perché ormai è normale, le cose normali raramente si notano, però è così e voglio dire se ne accorge facilmente chi ha la capacità di paragonare. Voglio dire, per qualcuno di voi quest'estate sarà abbastanza facile andarsene in Brasile, perché ci sono più soldi e i biglietti dell'aereo costano di meno, no? Però non è la stessa cosa andare in autostop, non è la stessa cosa, cioè andare ogni giorno scoprendosi una cosa nuova, parlando con la gente del posto, divertendosi. In realtà andare in Spagna con l'aereo è più o meno la stessa cosa che restare a Milazzo. Pili l'aereo, vai in albergo, non vedi nessuno, quello è un'altra cosa. Allora dico, io qui non ho soluzioni, ho domande, no? E queste domande a me personalmente ormai non mi servono più a niente, spero che servano qualche cosa a voi. Credo una cosa, che in realtà in tutte le chiacchiere politiche che si dicono, il vero grosso problema è questo qui, perché noi possiamo essere arabi, cristiani, europei, turchi, tutto quello che vogliamo, però in realtà la vita umana è esattamente quella che era 100.000 anni fa, si è bambini, si è ragazzi, si diventa uomini e donne, si fa la famiglia, si invecchia e si muore, non ci sono sostanziali novità, voglio dire. Allora per tantissimi secoli questa faccenda è andata avanti abbastanza tranquilla e indisturbata, nel senso che quando tu avevi 18 anni finivi di essere un ragazzo, diventavi un giovanotto o una signorina a secondo dei casi, no? Adesso io sento parlare comunemente, l'altra volta una mia amica mi diceva, sì veniamo stasera col mio ragazzo, ma scusa, ma tu che c'hai 40 anni, che ti metti con uno che ha 20 anni meno di te? No, il mio ragazzo ha 42 anni. Vuol dire, è un modo normale di parlare. Per la prima volta nella storia del mondo succede questo qui, che non solo cambiano le cose materiali, ma stanno cercando di cambiare anche il nostro stesso modo di vivere, proprio profondo. E qui non voglio dire altro perché appunto è una domanda aperta, non c'è una risposta, però è una risposta che forse sarebbe ancora utile trovare. E sono dispiaciutissimo che non siano venuti i ragazzi di Locri, e io ero qui essenzialmente per loro, no? Che in questo momento si trovano a essere il partito più importante di tutta la Calabria e uno dei più importanti d'Italia. Vedete, gli uomini politici si litigano per le storie politiche, ma la maggior parte degli oggetti della lite in realtà non cambiano la vita delle persone. Quella cosa invece per cui litigano i ragazzi di Locri cambiano la vita delle persone. Io viaggio molto, quindi diciamo mi ricordo com'era per esempio Pescara negli Abruzzi 20 anni fa e com'era Catania negli Abruzzi 20 anni fa, oppure com'era Palermo, oppure com'era Matera nella Basilicata. Io mi ricordo che a Matera la gente era tanto povera che non avevano neanche pecore, capre avevano, e mi ricordo che Pescara era una cittadina poverissima, ma molto più povera di Milazzo. 10 anni dopo, 15 anni dopo, 20 anni dopo, loro sono andati avanti e noi siamo rimasti fermi o addirittura siamo indietro. Noi siamo a Milazzo, provincia di Messina. Messina, nella classifica economica che fa la Confindustria ogni anno, in questo momento è 100, 101, 102, non mi ricordo esatto, però alla fine della classifica delle province italiane. E lo stesso
Palermo, lo stesso Catania, peggio ancora Agrigento e Enna. Queste non sono parole, questo significa che un ragazzo di Pescara tra 5 anni probabilmente lavora, un ragazzo di Milazzo probabilmente tra 5 anni non lavora affatto, ma è costretto a restare ragazzo, cioè a stare in casa con i suoi. No, non esiste nessun partito politico e in realtà non esiste la politica che cambia queste cose, ogni tanto, occasionalmente, per caso, di sfuggita, perché in realtà il mondo degli adulti, che ormai è sistemato, ha poco interesse a guardare lontano. Io vi dico francamente, a più di 50 anni non me ne frega niente del livello occupazionale della Sicilia o dell'Abruzzo, perché tanto io ormai la mia vita l'ho fatta, quindi al massimo posso avere qualche simpatia, no, ma di simpatie non muore nessuno. Mentre invece per un giovane che ora ha 17, 18, 19 anni, no, quello è un problema di vita e di morte, è in assoluto la cosa più importante che c'è. Anche qui vorrei essere molto breve, vi dico semplicemente questo: di tutte le regioni meridionali, quelle che economicamente stanno peggio sono Sicilia, Calabria e Campania, cioè esattamente quelle in cui c'è la mafia. Le regioni in cui la mafia c'è, come la Sicilia, possono avere molte risorse, ma stanno male. Le regioni in cui la mafia non c'è, come la Basilicata, possono essere capre e pietre, però stanno meglio. Questa è la realtà che ci insegna gli ultimi 20 anni. La lotta alla mafia non è una cosa che facciamo per divertimento, anzi non la facciamo neanche. In realtà è la mafia che lotta a noi e noi che cerchiamo di difenderci. Nella mia personale esperienza, io in questo tipo di lotta ho avuto pochissimo appoggio da parte dei politici, ma moltissimo appoggio da parte dei ragazzini. I ragazzini sono quelli che hanno voglia di divertirsi, quindi di rischiare. Fare una manifestazione per un ragazzo non è una cosa tanto spaventosa quanto è per uno grande. E soprattutto i ragazzini sono quelli che ragionano più di rado, ma quando ragionano, raramente ragionano con più serietà. Io posso dire che tra Catania e Palermo noi abbiamo avuto un numero di 200-250 ragazzi che non solo sono venuti a fare i cortei, questo è facile, no? Ma che per 3 anni e mezzo di seguito sono stati impegnati personalmente ogni giorno, che a fare il giornale, che a piegare, che a stampare, che a dare volantini, tutte queste cose. Non saremmo sopravvissuti assolutamente in nessun altro modo. Per questo una volta noi parlavamo del partito di Falcone e dei ragazzini, il partito cioè di quei funzionari seri che vogliono difendere la popolazione che devono proteggere, e quella parte della popolazione che, essendo più giovane, è ancora più disponibile a non fermarsi col culo per terra, ed è una brutta terra che purtroppo non ci porta molto avanti. Basta, io non ho altro da dire, vorrei che adesso parlate voi, perché quando si viene qui si viene sempre per imparare, ma soprattutto per insegnare. Voglio ringraziare per la sua gentile partecipazione il sindaco di Milazzo, che è quello qui alle mie spalle. Voi forse non lo vedete bene, ma è perché non ci vedete bene voi. Figuratevi se il sindaco non veniva a una cosa più importante, perché se non veniva voleva dire che lui se ne fregava completamente di Milazzo e dei giovani di Milazzo. Però per fortuna è qui e quindi lo ringraziamo tanto. Allora, chi di voi ha voglia di dirci qualcosa? Vieni? Sì, voi, se vuoi intervenire Carmelo Torre, perché devo dire che in questi anni con lui abbiamo intrecciato un rapporto rispetto ad alcune attività che noi abbiamo fatto di... un progetto che riguardava il sostegno e l'inserimento lavorativo di minori a rischio, e lui nella figura dell'assessore provinciale al lavoro, abbiamo avuto modo di lavorare e confrontarci su questo, e poi diciamo una seconda fase per appunto dove si è ragionato per questo progetto, dove includeva in effetti l'argomento che poi si è dibattuto anche oggi, quello dei minori, dello sfruttamento minorile. Prego. Intanto ti ringrazio per l'invito, ringrazio perché mi hai ringraziato pubblicamente della mia disponibilità, ma credo che questo, per il tema che si sta trattando, deve essere
un fatto scontato, perché se noi abbiamo iniziato questo percorso, Rosy, è dovuto al fatto che tu ti stai impegnando in maniera diretta di alcuni argomenti che riguardano i problemi e il futuro dei giovani. Io ho avviato diverse iniziative, attualmente non lo sono assessore, non sono assessore al lavoro della vice regionale, per motivi politici mi sono sospeso, però avevo avviato alcune iniziative anche con altre associazioni, altre cooperative che hanno attenzionato già da tempo l'argomento che riguarda l'inserimento lavorativo dei minori, ma anche dei detenuti, degli ex detenuti, di quante persone possono non solo avere un problema sociale proprio, ma possono trasferire poi alla società una conseguenza, se abbandonati, di problemi che hanno una ricaduta negativa. La ricaduta negativa è nel modo in cui si affronta poi, scusate, io ho due minuti e chiudo, e come si affronta il futuro. Noi, io sono d'accordo, perché bisogna essere ciechi, non guardare la realtà anche nostra siciliana per dire che la mafia non esiste, però io desideravo anche in questo fare una piccola differenziazione di quella che è la mafia intesa come delinquenza comune o criminalità organizzata e la mafia come fatto culturale. Ecco, questa è una differenza che bisogna trasferire ai giovani, perché se noi andiamo a occupare posti istituzionali, allora dobbiamo essere al servizio della gente, non possiamo continuare ad avere ognuno il proprio giardino, non possiamo continuare a chiudere le porte a chi non è tesserato, a chi non è con noi, e a tutto un mondo di cose che poi diventa un fatto culturale, diventa un danno, diventa un fatto mafioso. Allora, la mafia è una cosa grande, poi dobbiamo distinguere dalla mafia il fatto culturale con i fatti poi di cui faceva cenno prima il relatore, a dire ci sono dei contesti che noi non possiamo e non dobbiamo cercare di dimenticare che esistono. Io faccio i miei migliori auguri a tutti voi, a Rosy, perché in me, anche se non sono assessore, può trovare una sempre continua collaborazione al di là di tutti i contesti che poi si possono dire, individuare o trasferire, perché nascono in modo trasversale. Questo trasversalismo è ottimo, ci vuole, perché noi dobbiamo dialogare sul piano politico, fattivo e concreto, per portare avanti programmi seri che riguardano il futuro dei giovani, che sicuramente non possono avere un'etichetta sin da quando nascono. Per noi sono i nostri figli, i nostri fratelli, che per il futuro devono rappresentare questa società. Grazie. Va bene, a questo punto io, il vostro segnale è chiaro, chiudete. Noi non avevamo nessuna pretesa di passare chissà o di risolvere chissà quali grandi problemi. Abbiamo voluto aprire un momento di riflessione e soprattutto è stato un feedback che abbiamo fatto noi su quanto realizzato e sui rapporti e gli intrecci che è poi la possibilità del progetto ci ha dato nel corso di questi anni. Però noi rimaniamo, continuiamo, a dispetto di quanti dicono che lavorare in questa direzione e fare prevenzione non sia importante, è più importante intervenire sul disagio conclamato. Noi saremo qui e continueremo a dare gambe a questo progetto con tutti quelli che attorno alla rete insieme a noi vogliono andare avanti. Grazie a tutti voi.